minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la Grande Croce, la chiesa di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi quello che accadde il 26 marzo del 1914. Abbiamo l'epistolario. L'epistolario non è altro, e qui in questo caso il volume numero 1, un testo, un libro che raccoglie tutte le lettere che Padre Pio ha scritto, in questo caso il volume numero 1, con i suoi direttori spirituali, Padre Agostino e Padre Benedetto, da San Marco in Lamis. Ed il 26 marzo del 1914 Padre Pio scriveva al suo padre provinciale, a Padre Benedetto, suo direttore spirituale. Scriveva da Pietrelcina, una strana malattia lo costringeva a stare fuori dal convento, e lui stava a Pietrelcina, presso i suoi, nella sua terra natale. Qui scrive qualcosa di interessante. Ecco, scrive: appena mi metto a pregare, tosto mi sento il cuore come invaso da una fiamma di un vivo amore. Questa fiamma non ha nulla a che vedere con qualsiasi fiamma di questo basso mondo, è una fiamma delicata, assai dolce, che strugge e non dà pena alcune. D'essa è sì dolce e sì silenziosa che lo spirito ne prova tale compiacenza e ne rimane sazio in tal guisa da non prenderne il desiderio. Oh mio Dio, cosa al sommo meravigliosa per me, e che forse non arriverò mai a comprendere se non nella celeste patria. È una lettera abbastanza corposa, abbastanza lunga, dove Padre Pio, il giovane Padre Pio da Pietrelcina, racconta ancora di questa sua sensazione molto gradevole, molto bella, nonostante sia questa fiamma d'amore. Il godimento che sente l'anima là nel suo centro, piuttosto che rimanere diminuito dal desiderio, rimane sempre più perfezionato. Lo stesso dicasi del desiderio di sempre goderne di questa vivissima fiamma, poiché tal desiderio non viene ad essere estinto dal godimento, ma rimane dallo stesso godimento moltissimo raffinato.